Allora, se siamo a posto, io mi tolgo, naturalmente non leggerò le chat, però cercherò di darci un'occhiata perché magari se succede qualcosa come l'altra volta, insomma cercherò di dare un'occhiata. Noi faremo così, sulla parte sinistra voi vedrete, ho diviso il monitor in due parti per poter fare le cose contemporaneamente, ma adesso ve lo mostro così ci possiamo cominciare. Ecco qua. Presenta tutti. Ok, adesso voi che cosa vedete? Voi vedrete la vostra stessa chat, ovviamente, che poi sposterò di là. Intanto, per i nuovi che sono entrati all'interno di WeSchool, voglio spiegare semplicemente che all'interno di WeSchool covano il wall dove ci sono i messaggi. È importante leggere i messaggi di benvenuto e quelli di presentazione della stagione in corso e degli eventuali webinar, perché ci sono le istruzioni. Poi avrete accesso alle diverse board. Ogni webinar ha una board, quindi questo di oggi ha la sua board, che è questa. Quindi l'aprite, all'interno che cosa trovate? Trovate la presentazione del webinar con le indicazioni su che cosa fare, per collegarsi, eccetera. Poi questa è la diretta, e della diretta all'interno della quale c'è anche una chat. E poi naturalmente ci sono delle risorse, questo, elementi di costruzione di storia fotografica, ve lo mostrerò questa sera, ne parleremo perché è, diciamo, il tema attorno al quale il webinar si svilupperà. Allora io apro la chat così la posso tenere sull'altro schermo sotto controllo. Eccola qua. Dovete ricordarvi che quando avete a 10 minuti dalla fine del webinar, sempre nella board, vi dovete recare qui richiesta di attestato per chi ne avesse bisogno, perché poi questo attestato dovete compilare i moduli qui, naturalmente, poi io ve li spedisco. Però solo verso la fine del webinar, lo terrò aperto un pochettino, come al solito, voi lo compilerete, io ricevo le vostre mail e quindi poi vi spedirò l'attestato. Bene, allora a questo punto possiamo veramente cominciare. Ecco così, chiudo anche la chat. Allora, cercherò di tenerla aperta così se capita qualche inconveniente mi potrete avvisare. Allora, adesso sul monitor voi vedrete la stessa identica cosa per due volte, solo che, ecco, solo che questa parte che voi troverete alla vostra sinistra è, diciamo, la versione iPad, ed è quella che ci consentirà poi di lavorare, cioè di spiegare in background che cosa dobbiamo fare. E questa invece è la storia pubblicata. In realtà non è una storia, in realtà è proprio un esempio di come si può costruire. E quindi cominciamo. Se ci siete, tutto a posto, ultima occhiatina alla chat, perfetto. Allora, creare e pubblicare foto web story. Intanto utilizziamo un'applicazione che si chiama Adobe Spark Page. Per quale motivo? I motivi sono diversi. I due più importanti sono che è sicuramente la migliore applicazione gratuita di questo genere oggi a disposizione, vi faccio l'utilizzo, con risultati eccezionali. In secondo luogo perché fa parte della suite di Adobe. La suite di Adobe non è qualcosa da sottovalutare, perché è composta da alcune decine di applicazioni, alcune a pagamento e altre gratuite, chiaramente. Noi utilizzeremo in questi tre giorni quelle gratuite, che sono fondamentalmente per tablet oppure per il computer desktop, o Macintosh o Windows, ma soprattutto l'Adobe è un ambiente. Un ambiente attraverso il quale le risorse passano da un'applicazione all'altra. È un ambiente perfettamente integrato e che quindi offre a tutti coloro che desiderano
creare, essere creativi in questo campo, offre davvero un ambiente straordinario che nessun altro sistema può vantare. Quindi insisto molto su questo punto perché, diciamo, non sono di quelli che condividono, non so, la filosofia dell'andare a cercare tutte le volte applicazioni nuove che poi muoiono, poi si cambiano, poi se ne usa una, l'altra, perché non si impara niente. È meglio impiegare anche magari delle applicazioni che forse hanno meno effetti speciali, diciamo così, però noi dobbiamo focalizzarci sui contenuti, quindi dobbiamo stare attenti a non perdere troppo tempo con le applicazioni. Quando troviamo quelle che funzionano bene e sono le migliori, come in questo caso, è inutile andare a cercare altre cose. E invece ci dobbiamo concentrare sulla creatività, su quello che vogliamo produrre. Allora, creare e pubblicare una foto web story. Prima di tutto un titolo, un sottotitolo e un'immagine di fondo. L'immagine di fondo è l'immagine della copertina. Che cosa deve rappresentare la copertina in una photo story? Ci sono diverse scuole di pensiero, perché la fotografia, stiamo parlando di fotografia e di pubblicazione di storie attraverso il web, ma di storie fotografiche, contenuto fotografico. Dicevo, ci sono molte questioni aperte sull'immagine fotografica, sul loro statuto semiotico, sul loro statuto narrativo e così via. Io naturalmente ho delle idee precise nell'ambito di questo dibattito e a seconda dei filoni di pensiero si può stabilire che la copertina di una storia fotografica possa indicare il contenuto della storia stessa e quindi si possa scegliere un'immagine che rappresenti la storia. Io non condivido in linea di massima questa impostazione perché significa in qualche modo che noi diamo delle informazioni a partire dalla copertina al nostro lettore. E voi direte, va bene, ma perché non dobbiamo dare delle informazioni? In fin dei conti, se noi vogliamo avvicinare il lettore alla fruizione della nostra opera, la domanda è perché non fornirgli subito una copertina che possa fargli intendere ciò di cui noi parleremo. Perché una photo web story non è un romanzo, non è un racconto. Mentre il racconto è composto da parole, e le parole sono dei significanti, e quindi la copertina può benissimo avere una rappresentazione anche molto precisa, diciamo così, può rappresentare veramente il racconto, perché poi noi non troveremo delle immagini all'interno del racconto, troveremo delle parole che sono sganciate da un'immagine e che ogni spettatore poi fruirà per suo conto e quindi interpreterà anche dal punto di vista dell'immaginario. Nella fotografia no, noi abbiamo una rappresentazione che è oggettiva, cioè voglio dire, questo è un libro. Se voi mi dite che questa è una spremuta di arancia, c'è qualcosa che non funziona. E questa è una fotografia. Non sappiamo esattamente questo libro, questa fotografia, a chi siano appartenute, in quale contesto si trovino, chi abbia realizzato questa composizione, chiaramente. Però indiscutibilmente abbiamo del testo, abbiamo un libro e abbiamo una fotografia. Tra l'altro di Ratta Seppia, quindi potrebbe essere una fotografia, una foto storica, antica, no, non lo sappiamo. Cioè l'immagine comunque rappresenta qualche cosa, anche se in effetti, come vedremo, deve essere interpretata. Però non si può dire che ciò di cui l'immagine parla sia qualche cosa d'altro. Se io invece scrivessi che sulla scrivania c'è un libro e c'è una fotografia ingiallita, io sfido chiunque attraverso questa descrizione a farsi venire in mente esattamente questa immagine, prima di averla vista, chiaramente. Avrete tutti delle immagini completamente diverse e potrebbero anche esserci dei fraintendimenti. Per questo la parola deve essere precisa, il contesto narrativo del testuale deve essere preciso, nel senso che può certamente farvi divagare, ma bisogna che a un determinato momento il lettore scenda con i piedi per terra e possa seguire realmente la storia. Allora, la prima cosa è che tipo di copertina?
Il mio suggerimento è una copertina che lasci spazio all'immaginazione, perché poi avremo la precisione dell'immagine fotografica per tutta la storia. E quindi io eviterei di essere ridondante. Poi ovviamente sono scelte. Da che cosa partire per costruire una storia, una fotostoria? Una narrazione, uno storytelling fotografico. Noi dobbiamo prima di tutto distinguere una documentazione fotografica da una storia. La documentazione, per esempio, è quella che va sotto la categoria della copertura, no? Si copre un evento. Questo termine è molto utilizzato dai giornalisti e dai fotogiornalisti. Hai coperto quell'evento, abbiamo la copertura sufficiente, eccetera. Perché? Perché indica che la fotografia è stata realizzata per avere delle testimonianze e delle testimonianze che serviranno per arricchire, per esempio, un articolo di cronaca, un articolo scientifico, una documentazione che può essere anche una sorta di documentario. E noi non ci occupiamo di questo, noi ci occupiamo proprio della creazione di storie, cioè siamo nel campo della narrativa, se vogliamo. Quindi quello che noi dobbiamo fare non è coprire un evento, perché noi possiamo partire benissimo dal fatto che non sappiamo esattamente ciò che vogliamo raccontare, non lo sappiamo, dobbiamo lasciarci ispirare. Cosa vuol dire farsi ispirare? Farsi ispirare significa, per esempio, che se siete dotati di una fotocamera, che potrebbe anche essere quella del vostro smartphone, per esempio, e decidete che in un dato momento, anche nel corso, per esempio, di una visita di istruzione, di un'uscita con i vostri studenti o per conto vostro, vi prendete 2 ore e dite: a questo punto voglio fare delle fotografie. Quindi non voglio fare delle fotografie perché c'è il mio amico, la mia amica, il parente, quindi fotografo loro, oppure voglio postare su Twitter la spiaggia, la montagna dove mi trovo, la cosa che sto facendo. Non voglio documentare, voglio cogliere dall'ambiente qualche elemento che mi permetta di costruire una storia. Allora, la storia voi non l'avete, perché altrimenti dovreste andare verso questa storia cercando i luoghi da fotografare. Lo stesso vale se decidete di utilizzare fotografie altrui, che è il nostro caso, ovviamente, perché non posso prendere il webinar e portarvi per strada a fare fotografie, chiaramente, anche perché sarebbe un webinar che durerebbe una giornata intera tra le foto, le mette a posto e tutto. Quindi noi useremo delle fotografie che sono state scattate da altri e lo faremo in un modo corretto, quindi rispettando naturalmente tutte le regole della citazione fotografica, vedremo anche questo. E le due cose procedono nello stesso modo, cioè quindi sia che voi vogliate cercare scattare le vostre foto, sia che vogliate utilizzare quelle altre. Quindi lasciarsi ispirare. Se voi aprite Adobe Spark Page, che è quello che vi permette di creare la foto storia, di pubblicarla, voi vedrete che all'inizio vi sono proposti dei modelli. Questi modelli non li dovete ignorare, non potete partire da una pagina bianca. Perché? Perché se non è l'ambiente che vi ispira, cioè se voi non siete fuori con la vostra fotocamera a farvi ispirare dall'ambiente, ma siete alla vostra scrivania con un computer, un iPad, quello che è, vi dovrete far ispirare da qualcosa. E da che cosa vi fate ispirare? Beh, vi fate ispirare dal lavoro di altri fotografi. Vi farete ispirare dai modelli che sono stati presi come esempio all'interno di Adobe Spark Page, modelli che tra l'altro cambiano perché Adobe chiede il permesso, quando pubblicate una storia, di poterlo utilizzare. Voi potete dire con un tasto, che poi vedremo all'atto della pubblicazione, potete dire sì, Adobe utilizza pure quello che ho fatto oppure non utilizzarlo. Se voi date questa autorizzazione, può anche darsi che la vostra storia compaia tra i modelli che Adobe sceglie per ispirarvi. L'ho scritto in inglese perché
È un concetto tipicamente americano, quello dell'ispirazione. Fare qualche cosa per ispirare qualcun altro. E pensate anche voi che potreste anche realizzare una storia per ispirare qualcun altro, quindi non solo per leggerla, ma per fare in modo che qualcun altro trovi degli spunti per, a sua volta, creare qualche cosa di analogo. Quindi io vi consiglio di osservarle, di vederle, leggerle queste storie. Noi ne vedremo qualcuna. Che cosa ho fatto qui? Io ho inserito un titolo, in quadratura racconti, e qui all'interno ho sistemato uno slideshow che è possibile creare con Adobe Spark Page. Quindi vedete, ci sono tante immagini, sono collocate tutte insieme, ma in realtà sono tutte separate. Infatti, se io faccio clic su questa immagine, la prima, che cosa succede? Che si mostra nella sua grandezza. Vedete, che cos'è? È uno screenshot di alcune di queste storie. E qui lui ha scelto un'immagine che parla già della storia che racconterà, però è un'immagine molto evocativa, è un'immagine molto significativa, dice già molto della sua storia, dice che questa sarà una storia di cowboy. E certo che questo video si presta molto da un punto di vista fotografico. E vedete, vi faccio vedere alcune parti di questo modello di ispirazione. Abbiamo qui invece una fotografia che è un window. Naturalmente le vedremo tutte queste tecniche. È un window, qui c'è un testo, abbiamo anche una didascalia. Quindi si parte con un'immagine di copertina molto forte, molto evocativa, direi anche decontestualizzata. Se non ci fosse il termine cowboy non si capirebbe esattamente di che cosa stiamo parlando, mentre l'immagine successiva è un'immagine molto precisa. Notate il livello di dettaglio che questa immagine presenta dell'ambiente di questo personaggio. Tra l'altro anche come espressione, così appare molto diverso rispetto al volto che ci è stato proposto nella copertina. Qui siamo già all'interno della storia di questo personaggio. Abbiamo scoperto il suo ambiente, tutti i suoi dettagli, e quindi c'è la sua spiegazione. Poi vediamo qualche altro screenshot che ho fatto, e riguarda sempre questa persona, e qui ci sono delle citazioni. Molto importante la questione delle citazioni, perché la fotografia è un'immagine statica, questa persona non sta parlando. Nel cinema si muoverebbe, se fosse un film, alzerebbe il braccio, magari verrebbe verso di noi, ci potrebbe dire qualche cosa, ma non lo fa. Non lo fa perché è una foto, quindi un'immagine statica. Dobbiamo anche riflettere sul differente statuto che hanno la fotografia e il cinema. Anche se il cinema, il film, la narrazione video è composta da fotogrammi e quindi alla fine è composta da immagini, esattamente immagini fotografiche, però sono immagini in movimento, quindi sono immagini che parlano, ci dicono qualche cosa. La fotografia non dice niente tranne quello che voi vedete. Se voi non sapete che questa è una carriola, non sapete dare un nome a questo oggetto. Se non sapete che questa è una sella, non sapete come si chiama. E quindi resterete all'oscuro dell'ambiente in cui è collocato. Nel cinema potete anche non sapere che cos'è questo oggetto, ma se lui lo usa, ne scoprirete la funzione, quindi alla fine lo conoscerete senza conoscerne il nome. Quindi è già una cosa interessante questa. Nella fotografia noi abbiamo bisogno di un contenuto linguistico che nel cinema non è necessario. Nel cinema l'azione mostra degli oggetti, non abbiamo bisogno di una lingua. E infatti il cinema, quando era muto, non aveva bisogno di esprimersi neanche attraverso le scritte, che non erano neanche presenti in tutti i film muti. E mentre nella fotografia noi abbiamo bisogno di un linguaggio, quindi è interessante perché possiamo utilizzare la fotografia da un punto di vista educativo proprio come strumento di non solo analisi linguistica, ma proprio di sostegno alla parola, cioè di approfondimento anche semantico del linguaggio, del lessico dei nostri studenti. Ma non divaghiamo e torniamo alla questione fondamentale, cioè la citazione. Potete inserire delle citazioni, vedete, tra virgolette, anzi le dovete inserire perché
a un certo punto il personaggio deve parlare. Perché deve parlare il personaggio? Guarda che vi dico deve parlare. Deve parlare proprio in virtù di ciò che ho spiegato fino a questo momento, in virtù della staticità e della non completa comprensione dell'immagine fotografica. E quindi dare la parola attraverso la citazione è interessante perché noi così non costruiamo un vero e proprio dialogo, ma allo stesso tempo prendiamo un'affermazione importante. Quindi cosa possiamo dire della citazione all'interno del linguaggio fotografico? Possiamo dire che la citazione è un'altra fotografia, è la fotografia della parola. Vedete, non possiamo dire la stessa cosa di un romanzo o di un racconto. Voi sfogliate una pagina di un racconto, non possiamo dire che quella pagina sia la fotografia della parola di quel personaggio, anche se parlasse lui. Non è così, perché il discorso del romanzo è un discorso continuo, quindi le parole si succedono e non possiamo fare delle fotografie delle parole. Possiamo però estrapolare delle citazioni. Allora, quelle citazioni sì, saranno la fotografia della parola di quel personaggio. Quindi una buona citazione inserita all'interno di una successione di fotografie dà uno spessore importante al nostro racconto. Poi andiamo a vedere immagini significative. Questa è una sua espressione. Che cosa vorrà dire questa sua espressione? La possiamo commentare, possiamo scrivere qualche cosa, possiamo aiutare il lettore a interpretarla. Questa è immagine, questa fotografia è una bella fotografia perché indica qualche cosa di umano che traspare da questo personaggio. Da un punto di vista tecnico, ovviamente, sono tutte belle fotografie. Quando utilizzo questo termine, intendo che la fotografia, oltre a essere tecnicamente valida, interessante, attraente, ci dice, no, non ci dice, ma ci porta più vicini al personaggio di cui stiamo parlando. Questa immagine ci porta più vicino a lui. Non sto a parlarvi degli aspetti tecnici, perché non credo che qua ci siano persone interessate, diciamo, alla fotografia in quanto tale, quindi al fatto che sia fatta con un grand'angolo, cose così, ecco, no? Restiamo sul contenuto del nostro webinar, che è proprio lo storytelling fotografico. Poi vedete, la storia finisce, no? Qui c'è un'immagine molto interessante che, come dire, quasi quasi dà anche senso alla fine della storia, e poi ci sono due pulsanti. Due pulsanti perché Adobe Spark Page consente di inserire dei pulsanti interattivi all'interno della fotografia, e questi, cioè della storia fotografica, e questi pulsanti possono essere utilizzati per rimandare ad altre storie, degli approfondimenti, il sito dell'autore e così via. Poi naturalmente gli apprezzamenti, i credits. Allora, tutte le foto sono di Christopher Briscoe, lui che è poi l'autore, perché lui ha creato questa storia fotografica. Le foto sono tutte sue e quindi non ha utilizzato foto di altre persone. Vediamo un altro esempio. Questo è un esempio che riguarda gli animali. Abbiamo una bella immagine di una tigre delle nevi, e anche questa è un'immagine che parla. Io, per esempio, non avrei messo questa immagine nella copertina, perché così parliamo per farci venire delle idee, spero a mia volta di ispirare delle vostre riflessioni, perché vedete, cioè, ha tutto un altro effetto. Io posso capire la scelta di questo fotografo, capisco meno invece quest'altra, perché in fin dei conti è un animale e non è, mi toglie quel mistero del racconto che invece io mi aspetto. C'è qualche cosa però di interessante in queste immagini, sono questi occhi che guardano e che, vedete, non sono neanche ben a fuoco, ma non importa, sono molto profondi. E forse io avrei tagliato, bisogna fare delle prove. Si può tagliare, per esempio, si può tagliare questa parte qua degli occhi,
montarla su uno sfondo nero e tenerla sopra il titolo. Avrebbe avuto un effetto straordinario, a mio parere. Quindi fate delle prove. Quando voi trovate in un'immagine fotografica un elemento o un particolare che vi colpiscono, che rappresentano proprio quell'elemento che attrae, isolatelo dal contesto, perché così otterrete il fatto che chi guarderà questa immagine non identificherà il contesto e quindi la vostra fotografia sarà meno narrativa. Ma il racconto si svolgerà dopo e poi il racconto deve essere scoperto, non si può spiattellare tutto. Attenzione, ripeto, stiamo utilizzando un mezzo che, come dire, già vi mostra quello che noi stiamo raccontando. Quindi per questo motivo dobbiamo essere reticenti, molto più reticenti di quando per esempio scriviamo una storia con le parole. Ecco, però la tigre è la tigre, le nevi sono le nevi, una tigre delle nevi non si vede tutti i giorni, quindi siamo disposti ad andare avanti nel racconto. Ora, vedete che questo racconto presenta un'isotopia costante che è rappresentata sempre da questa tigre sulla neve. Poi cioè, sono i testi e sempre anche in un modo particolare. Scusate, sono passato un'altra storia. Sempre in un modo particolare, andate a vedere, dovrebbe ancora essere tra i modelli presentati di Adobe, ed è ha sempre un taglio di questo genere, l'immagine. È molto ripetitiva. È chiaro che questa ripetitività è voluta dall'autore e quindi avrà avuto i suoi motivi. Riflettete su questo. Qui invece è interessante perché è un dettaglio, non si capisce niente di questo dettaglio. Che cos'è? Io sfido chiunque a capire di cosa si tratta. Lo capirete forse dopo, quando vedrete poi le immagini. Ecco, questa secondo me è una bella copertina interessante, sono quelle, o perlomeno diciamo, sono quelle che a me piacciono di più, perché nascondono la storia, non la mostrano. E allo stesso tempo rappresenta una buona immagine. Certo, se questa fotografia avesse, diciamo, questo dettaglio fosse stato un dettaglio umano, i dettagli umani sono importanti, i dettagli umani o dei luoghi vissuti dall'essere umano. Perché? Perché noi siamo attratti, siamo naturalmente attratti in primo luogo da altri esseri umani. Poi siamo attratti dagli ambienti in cui gli esseri umani vivono, quindi la natura, le città, quindi il paesaggio naturale e il paesaggio artificiale. Allora, avete capito che stiamo parlando di uniformi e quindi è un racconto che parla di questi, come si chiama, una sorta di immagine coordinata di una divisa e che naturalmente può rimandare anche un acquisto. Allora, abbiamo scoperto che alla fine non è veramente una storia, è una presentazione di prodotti che poi vengono, di quali viene proposto poi alla fine anche un eventuale acquisto su uno store con questo link. Questo riquadro però, cioè questa immagine fotografica di fondo con il testo che trovate qui, addirittura un pulsante, si chiama Glide Show. Il Glide Show è uno degli elementi strutturali di Adobe Spark Page che vi permette di far scorrere, lo vedremo subito, un testo e altri elementi su un'immagine di fondo. Questo anche è un Glide Show. Poi vediamo se, ecco, Mirtillo Rosso, una storia molto lunga, quindi che diventa anche noiosa, un racconto eccessivo. È eccessivo, però lo potete vedere, questa immagine la trovo proprio brutta, è un esempio, come dire, l'ho preso come esempio di anti-storytelling, cioè di come non si fa uno storytelling. Secondo me, poi è chiaro, ci sarebbe da discutere, dovremmo trovarci così, parlare anche a lungo di queste cose, però vedete, è un'immagine molto didascalica, fredda, su una tonalità di colore, poco interessante, un albergo alla fine, comunque un'abitazione,
un qualche cosa così, però abbiamo messo il sottotitolo, sappiamo che si parla di un backstage, quindi alla fine ci rassegniamo al fatto che il backstage non è una vera storia, il backstage è un accompagnamento di un'altra storia, è una storia di terzo ordine, perché è la storia che parla di come la storia è stata creata. E molto spesso i backstage sono interessanti per chi vi ha partecipato, ma non per un pubblico, a meno che non spieghino realmente le tecniche che sono state utilizzate per ottenere quel prodotto. Allora non diventa più un backstage, diventa una lezione. Allora io la preferisco, perché diciamo il backstage è l'autocelebrazione di chi ha costruito qualche cosa. E poi generalmente, siccome non vuole spiegare come ha fatto quello che ha fatto, naturalmente c'è una reticenza che non si giustifica dal punto di vista della narrazione. Quindi vi dico questo per quale motivo. Attenzione al backstage. Se ne fanno molti nelle scuole, ma non servono a niente. Perché quello che conta veramente non è, diciamo, documentare come avete fatto quello che avete fatto, ma fare bene quello che dovete fare. Quindi raccontare bene la storia. E raccontare bene una storia è complicato, non è semplice. Quindi vi suggerisco di impegnarvi di più in questo. Questo è interessante perché è un grande show. Abbiamo un'immagine di sfondo che è un'immagine contemporanea, o perlomeno potremmo presumere che sia contemporanea, perché stanno parlando di un addario in montagna, queste sono montagne, le montagne sono a colori, eccetera. Qui presumiamo già subito, vedendo l'immagine, che potrebbe trattarsi di qualche cosa invece che si riferisce al passato, perché l'immagine non è così colorata, potrebbe dare questa impressione. Non è così in realtà, perché anche questa è un'immagine presente, ma io l'ho presa per mostrarvi come voi potete utilizzare il glide show per rappresentare una sorta di linea temporale, no? Oppure uno scarto temporale, no? Un tempo nel background e un tempo nel front end, che potrebbe anche essere il contrario, potrebbe essere il prima, dietro, come dire, nel background potete indicare il tempo passato, una vecchia immagine, e invece una nuova nel davanti. Bisogna ragionare su queste cose. Bisogna ragionare e vedere che cosa nel contesto di quella storia che voi state raccontando sta meglio, è più funzionale al vostro racconto. Ve lo dico perché vi invito proprio a ragionare queste cose. Questo invece è una sorta di slide show, come abbiamo visto prima, ci sono tre immagini, si clicca, la storia inizia con, eccetera, eccetera. Ve la mostro perché le immagini sono delle piccole miniature. Quindi, quando queste immagini sono esposte in questo modo, così piccole, vuol dire che è il lettore che deciderà se approfondirle o no. Perché? Perché così come sono non si capiscono. Allora, so che questo è un albergo, vedo che questa è una scavatrice, non vedo bene che cosa sta facendo qui e non capisco se è proprio su una sorta di... non lo so, mi sembra può darsi una specie di precipizio, non saprei, no? E qui anche, sì, vede che c'è una gru, un albergo in costruzione. Quindi potrei essere tentato, proprio per la mancanza di dettagli che mostra un'immagine così piccola, fare clic, allargarla e, come vi ho mostrato prima, approfondirla attraverso un glide show. Invece, torniamo un attimo, scusate, non un glide show, ma uno slide show. Adesso torniamo invece al glide show. Vedete che nel glide show noi possiamo inserire testi, immagini, cioè possiamo andare avanti. Potremmo addirittura costruire un racconto nel racconto. Sapete che quando si scrive una storia, qualsiasi storia, all'interno di qualsiasi narrazione ci sono i filoni secondari, le storie secondarie. Le storie, voi ve ne rendete conto, per esempio, perché avrete seguito sicuramente delle serie TV su Netflix, su Amazon, dove volete voi, le avrete seguite. E avrete notato che per sostenere, non lo so, 5 episodi, 5 stagioni da 10 episodi l'uno, di storie secondarie ce ne sono tante. E avrete anche scoperto che potete col telecomando saltare tutte le storie secondarie che non sono pertinenti, tanto non influiscono minimamente sulla storia, sul piano generale, e concentrarvi solo sul filone
principale, e in questo modo voi potete vedere intere serie TV in poche ore, che è esattamente quello che faccio io. Io lo faccio però soprattutto per analizzare il modo con cui sono costruite, prendere i miei appunti, eccetera. Però veramente si può fare così, perché le storie secondarie direi al 75% sono costruite per prendere il tempo della narrazione. Con l'immagine fotografica però è meno facile individuare questa differenza. Perché? Perché l'immagine fotografica, essendo statica, quasi quasi ti porta fuori, quindi bisogna fare attenzione a utilizzarla nell'ambito di approfondimenti o storie secondarie, perché rischia di farti perdere veramente di vista il filone centrale o addirittura di andare fuori tema. Per esempio, un caso tipico che vedo molto spesso tra i ragazzi in scuola è che loro raccontano qualcosa e poi attraverso sistemi di questo genere lo spiegano, cioè ti spiegano la storia, e questo non funziona, perché nel momento in cui io mi accorgo di come è fatta la storia, non la seguo più, perché sarà più interessante capire come è stata fatta che non la storia stessa. Non so se mi spiego, no? È quello che nel cinema hollywoodiano classico viene chiamato il montaggio invisibile, cioè se vedi il montaggio poi ti occupi del montaggio, non ti occupi più della storia. Quindi bisogna fare particolare attenzione in questo caso. Quindi vedete, abbiamo così esaminato alcuni esempi. Questo è molto bello, disegnare con la luce è una storia che parla di fotografia. Allora, la prima cosa che facciamo è scegliere delle immagini. Quindi abbiamo detto, costruiamo la nostra storia così, casualmente, utilizzando delle immagini che possiamo trovare. No, abbiamo trovato questa immagine perché abbiamo fatto una ricerca, abbiamo cercato, siamo partiti dal mare, abbiamo cercato, non so, people, sia, cose di questo genere, e abbiamo trovato questa immagine qua. Perché è interessante questa immagine? E io ho detto, l'ho trovata interessante perché? Perché non si capisce, perché non si sa che cosa sta facendo questa persona. Allora, scegliere l'immagine, un'immagine che pone domande. Ecco, questo è importante. Possiamo partire da immagini nella nostra scelta che raccontino il meno possibile, perché, come vi dicevo prima, la fotografia già racconta, a differenza di un testo. Quindi, cioè, non racconta nel senso del racconto, ma ti dice qualche cosa. Quindi, io volerei basso e farei in modo che il lettore si ponga delle domande. E non daremo delle risposte, quindi possiamo scegliere queste immagini senza dare delle risposte, perché le domande sono: che cosa sta facendo questa donna sulla spiaggia? Corre? Non si capisce, sta correndo, cammina velocemente, però il braccio dietro sembra che aveva uno slancio, il braccio davanti potrebbe anche tenere in mano qualche cosa, oppure potrebbe essere determinato dallo slancio della corsa, non lo sappiamo. Ha sentito qualcosa? È vestita, quindi ci chiediamo, se vuole tuffare, si tufferà vestita? Boh, non lo sappiamo. Allora, prendiamo questa immagine e rifacciamola, perché la possiamo presentare così com'è? Sì, possiamo presentarla così com'è. Ma, in realtà, io vi voglio parlare della suspense. E perché? Perché la suspense è uno degli elementi fondamentali di qualsiasi storia. Non c'è storia senza suspense. Quindi come facciamo? Io farei così, per esempio, ci sono tanti modi. Guardate come spacca Adobe Page, vi mostra le immagini scorrendo, no? Dall'alto in basso, le immagini vengono mostrate un po' per volta. Quindi possiamo utilizzare questo giochetto e lo possiamo utilizzare per mostrare un po' per volta. Quindi se io taglio queste immagini, è chiaro che io avevo preso questa parte senza i suoi titoli, no? La mostro così. Quindi rifacciamo, poi compare sotto, compaiono le gambe, poi la testa e poi alla fine sì che la vediamo intera. Allora costruisco una storia, lo vedete? C'è una bella differenza tra vedere subito questa fotografia con questa ragazza e scoprirla un po' per volta. Questi giochi di scoperta sono quelli che costruiscono poi la narrazione. Tra l'altro è un gioco anche di scomposizione, perché per primo, e quindi alla fine apparirà in alto, c'è l'elemento
in basso, quello centrale rimane in centro e quello che era in primo in alto sarà in basso perché è l'ultimo che deve essere visto. E poi stoppiamo l'immagine. Quindi a questo punto, se anche il lettore non avesse notato questa ragazza che si muove velocemente sulla spiaggia, non può fare a meno di porsi delle domande. Perché? Ragioniamo. Se noi vediamo questa ragazza come prima immagine, potremmo anche soffermarci poco su questa fotografia. Il lettore si potrebbe soffermare poco, potrebbe dire interessante andare avanti nella frenesia della scoperta. Noi non la potremmo più riproporre questa immagine, perché è la stessa immagine. Non so se rende l'idea, ma se io dico Marta si muove velocemente sulla spiaggia, all'interno di un racconto lo posso ripetere 4-5 volte. Perché? Perché sono parole, sono significanti privi di un referente visivo. Ma un referente visivo non lo posso proporre all'infinito, perché si consuma. Quindi io ti ho già mostrato quello che sta facendo, non posso riproporre. Se te lo ripropongo, te lo devo riproporre attraverso dei tagli, cioè delle inquadrature differenti. Ma ho solo questa immagine, non ne ho altre. Marta è stata fotografata una volta sola e quindi la taglio e creo questo gioco. E allora dico al lettore, guarda, qui c'è un giochetto, guardalo, e guarda adesso l'immagine. Allora lui dice, ma che cacchio sta facendo questa ragazza? Che è esattamente la domanda verso la quale lo voglio spingere. A questo punto ho creato un incipit interessante. Non ditemi che non è interessante perché barrereste. È interessante, ma è un incipit, non c'è una storia. Ma la storia noi non l'abbiamo. Che cosa possiamo fare per continuare questa storia? Cosa ci inventiamo? Non lo so, andiamo a caso. Scegliamo, vi insegno un trucco, scegliamo di seguire la linea della bellezza. La bellezza, colleghiamo altre immagini con un solo criterio estetico. Che cosa sta bene dopo questa inquadratura? C'è il cielo, c'è il mare, c'è la spiaggia. Una di queste cose, fotografate molto bene, potrebbero essere veramente fighe. Perché? Perché se avete notato, questa fotografia non è una gran fotografia. È un po' sfocata, un po' tutta, anche la ragazza è sfocata. Insomma, voglio dire, non è niente. Che cosa c'è di interessante in questa fotografia? Non la tecnica sicuramente, non la qualità fotografica. Ciò che è interessante è la posizione di questa ragazza. Ovviamente quello che lei sta facendo, cosa cavolo sta facendo? Questo è interessante. Allora, il lettore si è posto delle domande, arrivato a questo punto, si pone delle domande, noi cosa facciamo? Diamo delle risposte? No. Lo portiamo su un altro terreno, che è il terreno della bellezza, cioè gli facciamo continuare la storia dicendo guarda com'è bella questa immagine, per esempio questa, la mettiamo in successione. Questa è una bella fotografia, potete dire che è un po' scontata perché sono le solite fotografie della natura eccetera eccetera, poi scommetto che voi, non lo so, a Como, Roma eccetera non riuscirete mai a fotografare un paesaggio del genere, semplicemente perché non esiste. Quindi, poi sono delle foto naturalistiche, però non potete dirmi che non sia una bella foto. È una foto suggestiva. Quindi noi partiamo, arriviamo alla ragazza e continuiamo con questa foto. Un panorama indica, per esempio, che cosa sta guardando la ragazza, oppure indica l'ambiente in cui la ragazza è inserita. Non è vero, perché in realtà questa fotografia non ha nulla a che fare con l'ambiente di Marta, chiamiamola Marta, questa donna. Non ha nulla a che fare con questo ambiente, ma per una serie di questioni psicologiche che potrebbero essere l'oggetto di un altro seminario, lo spettatore è abituato ad associare un significato tra un'immagine e l'altra. Quindi se arriva a vedere la ragazza dopo questo momento così di apparizione e poi compare questa immagine, dirà che questo ambiente ha a che fare col luogo in cui la ragazza si trova. L'ambiente è vivo, quindi esiste, è vivo. Questa immagine, questa fotografia dà un'impressione di vitalità. Forse si dirige, per esempio, allora verso questi cetacei, allora abbiamo scelto dei cetacei. Guardate che non c'è nessuna relazione tra queste tre fotografie, una, due e tre.
Però se voi alla fine le vedete in successione dopo quell'incipit così, voi che cosa deducete? Ma deducete che sicuramente c'è un legame tra quella ragazza, quell'ambiente, queste due balenotte. Rifacciamo però tutto, va bene? Sembra che la storia funzioni, ci siamo capiti? Sembra che così possa funzionare, d'accordo? Ma non va ancora bene, dobbiamo metterla a posto meglio, da un punto di vista visivo. Quindi rifacciamo tutto, ripartiamo da zero. Allora, ricominciamo il racconto, rifacciamo. Il racconto inizia così, guardate come scopro la spiaggia, la scopro così. Naturalmente ho ingrandito l'immagine ed è venuta sfocata, perché la definizione non era adatta a coprirla a queste dimensioni. Non importa, meglio, perché poi dopo vedete cosa succede, è sfocata ma poi si precisa, guardate che bell'effetto. E questo effetto è un effetto window che vi presenta Spark Page, vedete che razza di applicazione potentissima per tirare storie fotografiche abbiamo per le mani, se ben utilizzata. Quindi è una funzione Windows dell'inserimento di fotografie che vi consente questo gioco. Quindi passiamo da una sfocatura, scriviamo anche un testo, glide show, questo che è la sabbia calda e seducente, poi le gambe di questa ragazza, viene scoperta un po' per volta, guardate come viene fuori, guardate come esce così, poi c'è lei, come la corsa di Marta. Quindi abbiamo una spiaggia, una sabbia calda e seducente come la corsa di Marta. Poi abbiamo l'ambiente naturale che viene scoperto un po' per volta attraverso questo gioco, e mentre l'ambiente viene scoperto, ecco che noi abbiamo trovato il modo di inserire le due balene meglio all'interno del contesto, perché sembrano venire fuori, sembra che ne facciano parte del contesto stesso, eccolo qua, come i movimenti di due cetacei. E quindi abbiamo creato un'associazione incredibile tra il movimento elegante di questi due cetacei, l'eleganza anche di questo aspetto naturale, l'eleganza della camminata rapida o corsa di questa ragazza che abbiamo chiamato Marta. E la nostra storia può prendere volo, inizia. Non è un bel inizio? È una bella storia. Andiamo avanti e cosa possiamo fare? Possiamo interrompere la storia. Sì, io vi suggerisco, quando voi avete raggiunto un punto importante nella costruzione della storia, sapete di aver catturato il vostro spettatore, l'avete lì, l'avete invitato ed è lì a casa vostra, è lì, non prenderà la porta e uscirà, a meno che non succeda qualcosa di grave, l'avete conquistato. Quando l'avete conquistato, è inutile conquistarlo ancora. Non so se mi spiego, è inutile continuarlo a trattenere. Cambiamo tutto, lo portiamo da un'altra parte. L'abbiamo accolto in casa nostra, l'abbiamo portato in sala, è rimasto entusiasta del nostro arredamento, della nostra sala. Adesso però gli facciamo vedere che cosa sappiamo fare nello studio. Poi ritorneremo nella sala. Come fare? Ci sono molte tecniche, una delle più interessanti, anche per voi, anche più semplici da utilizzare, è certamente quella che porta la storia indietro nel tempo, a un ricordo. Prima di tutto i ricordi sono sempre degli stati affettivi legati ai sentimenti. Hanno sempre a che fare con dei sentimenti. Ricordi, diciamo così, meccanici, possono essere legati all'apprendimento di qualche cosa, certamente, ma sono ricordi di tecniche. Il ricordo è carico di affettività, sia nel bene che nel male, chiaramente. Quindi cambiamo completamente genere. Certo, siamo al mare, non è che andiamo sulla luna, no, quindi più o meno restiamo negli dintorni, cercando le immagini. Ho trovato questa che è bella, perché lui è un po' così, non si vede bene, però si capisce quello che sta facendo, non si sa in quale contesto si trovi, quindi potrebbe essere anche su una barca, quindi dintorni, oppure chissà, in qualche villaggio da qualche parte, vai a capire. Potrebbe essere in qualche modo, potrebbe comunque, in ogni caso ha a che fare con, ed è anche
come dire, anche le linee di questa fotografia sono delle linee che aprono delle prospettive che non sono quelle tradizionali, il braccio va verso questa parte, vedete, è storta, non è in piano questa fotografia, ma proprio per questo è interessante. Se fosse in piano, quindi questo asse fosse posto orizzontalmente così, noi avremmo lui di fronte, non avrebbe più questo effetto, avrebbe un effetto più documentalistico. Qui invece è come se fosse stata presa quasi in movimento. Forse ricordo esperienze di pesca d'alto mare, persone che ho incontrato, chi lo sa, momenti romantici in contesti diversi. Ho trovato anche questa immagine interessante perché noi non abbiamo dei modelli e delle modelle da fotografare e quindi utilizzando immagini che troviamo, così che ci piacciono, dobbiamo stare attenti a fare in modo che in qualche modo i personaggi possano, non dico essere identici, ma insomma almeno un po' somigliarsi, ecco, insomma, non... dobbiamo anche tenere conto che quando lo spettatore è immerso nella storia difficilmente si renderà conto di differenze minime, però si renderà conto di differenze importanti, quindi evitiamo naturalmente di ampliare questo spettro di differenze. Bella questa, bella anche questa. E quindi abbiamo trovato tre fotografie interessanti che possono avere a che fare con un ricordo. E abbiamo un collegamento perché ho trovato anche questa fotografia così. Lei è sola ed è di fronte, qui era sola ed era di spalle. Molto interessante perché quando voi raccontate una storia fotografica, a differenza di una storia testuale, dovete anche pensare a questi ribaltamenti di punti di vista. Sono molto importanti, ma sono dei ribaltamenti che devono mantenere una composizione visiva. Quindi se qui siamo di spalle, poi qua siamo di fronte, e dietro c'è sempre un mare, qua c'è sempre una spiaggia, noi è come se riprendessimo la stessa scena da un punto di vista diametralmente opposto, davanti e dietro. E poi c'è però un elemento simbolico che unisce le due fotografie, in questo caso, che è la solitudine di questa ragazza. È sola qui ed è sola qua. E abbiamo dei ricordi. La solitudine iniziale si riallaccia a questa immagine che richiama una precedente solitudine. Non lo sappiamo che tipo di legame ci sia, anche perché francamente non abbiamo ancora definito niente di questa storia. Quindi, ma lo spettatore però comincia a ragionare, porta avanti le sue ipotesi e in ogni caso c'è un legame fra presente e passato. E a questo punto che cosa possiamo fare? Beh, possiamo stupire. Perché stupire significa che ho portato in sala, hai visto lo studio, quindi un'altra storia, e adesso apro la finestra e ti faccio vedere il parco meraviglioso nel quale questa casa, che sembrava una casa condominiale, è inserita. Ecco. Allora tu ami quell'appartamento e ringrazi il cielo che qualcuno ti abbia fatto entrare. E dopodiché possiamo tornare in sala a continuare a raccontare la storia. Cioè, se l'abbiamo catturato il lettore, poi a questo punto non può non identificarsi lui stesso all'interno della storia. E quindi lo possiamo stupire. Però non lo stupiamo con effetti speciali, non sto parlando, guardate, in nessun caso, sto parlando della semplicità anche con la quale l'immagine fotografica ci può dire qualche cosa all'interno di una storia. Ecco che mentre penso a tutto questo, la ragazza quindi viene catturata da che cosa? Dalle acrobazie di un pescatore, magari un evento improvviso che la stupisce, la attira, e allo stesso tempo si presenta anche come una forma artistica. Guardate la posizione di questa tizia. Questa foto è pazzesca perché abbiamo questi tre gabbiani, non so che uccelli siano, che si spostano verso sinistra, quindi c'è una linea che porta fuori da questa parte, ma c'è una linea che porta fuori da quell'altra e per di più in diagonale, perché questo bussolotto, che sarebbe una rete da pesca, c'è una linea che porta verso il basso, un'altra che porta verso l'alto, più l'orizzonte che taglia in due la foto, senza parlare del movimento delle nuvole e delle onde del mare.
è una foto che ha delle linee straordinarie, un'armonia interessantissima, e poi c'è l'equilibrio di questo tizio che è incredibile. Allora abbiamo trovato tutta una serie di cose che in qualche modo potrebbero andare bene per il nostro racconto. Il problema è come metterli insieme. Come metterli insieme? Vediamo come metterli insieme. Allora, continuiamo la storia e rifacciamo. Facciamo così. Non diamo troppa importanza a ogni singolo momento, cioè non costringiamo il nostro lettore a entrare veramente nel passato e diciamo, guarda, c'è un passato, guarda così. Pazzesca questa cosa. La notate? È interessante. Abbiamo messo le tre fotografie che, diciamo, rappresentano proprio il ricordo di qualche cosa qui. E poi questa immagine così forte, ampia, qui in basso. Come abbiamo ottenuto questo risultato? Perché Adobe Spark Page ci dà la possibilità, attraverso appunto lo slideshow delle immagini, no? Ci dà la possibilità di combinare in uno slideshow le immagini in modo tale che siano piccole e disposte in questo modo con una grande qua sotto. Poi rapidamente vedremo tutte le tecniche, ma il seminario finirà tra poco, perché queste tecniche occupano poco tempo, cioè sono facili da memorizzare. Quello che è più complicato è capire come si può creare una storia. E quindi noi abbiamo così, la storia continua, no? Immaginate di riprenderla a questo punto, no? Dove eravamo? Ecco, la storia è questa, poi continua qui, arriviamo alle balene, poi si capita subito qua. Si capita subito qua, d'accordo? Si capita qua, quindi si cambia il genere, abbiamo questi, ma che ovviamente possiamo lasciare al nostro lettore la possibilità di esplorare questi dettagli, oppure di chiuderli e di rimanere a questa visione, perché anche questa composizione è molto molto interessante. E poi il viaggio, le persone, la pesca, il matrimonio, non lo so, qui la storia è da scrivere, dovete scriverla voi, mica ve la posso scrivere io per voi. E poi viene scoperta e quell'acrobata che gioca sulle sue onde, eccetera. Non è geniale questo? Lei è lì così, e abbiamo una fotografia che non può non attirare l'attenzione, questa cosa, e allo stesso tempo porta l'immaginario del nostro lettore fuori da quella dimensione che gli abbiamo creato nel passato. E quindi qui c'è un mondo che si può raccontare, le storie potrebbero essere tantissime, però il compito di raccontarle è vostro, quindi non abbiamo ancora detto nulla sulla ragazza, pensate, non abbiamo detto nulla sulla ragazza, chi sia, cosa stia facendo, solo la bellezza e le inquadrature sostengono questa storia. L'ultima cosa che voglio dirvi prima di mostrarvi qualche aspetto tecnico è parlare un attimo dello statuto semiotico della fotografia, ma qualche cosa, perché la semiotica della fotografia è molto importante, è un argomento che viene trattato, su quale si litiga molto. Ma una fotografia, dicevo, non racconta se non è seguita da un'altra immagine, quindi il suo significato cambia in base al contesto e all'interpretazione dello spettatore. Cioè, una fotografia non significa niente in sé. La puoi trovare bella, la incornici e la appendi, la tieni in casa, perfetto, ma all'interno di una storia, una fotografia non dice nulla. Il suo significato cambia in base al contesto e all'interpretazione dello spettatore. Ciò significa che la fotografia non ha appunto un significato, o meglio, non c'è una corrispondenza biplanare fra significante e significato, non è un codice linguistico, non è un linguaggio. Va bene, infatti, che cosa posso fare io? Io posso prendere quest'albero molto bello, no? E poi far seguire questa immagine che è un bombardamento. Posso immaginare tante cose su quest'albero, che per esempio possa essere distrutto, che patirà le conseguenze, ci saranno delle conseguenze per quest'albero. Ma se cambio la successione dell'inquadratura, proprio prendendo queste due immagini, cambio la successione di quadratura, cambia anche il significato della storia che voglio raccontare, perché potrei dire che questo bombardamento, la guerra, i che precipitano, eccetera,
quest'albero potrebbe essere invece un elemento positivo, l'unico che si è salvato. Qui l'elemento, diciamo, di pericolo negativo, no? Che cosa succederà a quest'albero? Qui forse lui si è salvato. Ma poi potrei contraddire entrambe le interpretazioni con immagini che potrebbero raccontare invece un altro sviluppo della storia. Oppure questa, per esempio. Amore, l'amore che, vedete, questa immagine, questi rami, no? Molto romantica, e poi questo è il luogo da dove la foto è stata scattata di notte. Sai, potremmo raccontare delle storie incredibili, chissà cosa è successo quella notte e poi di giorno, chissà cos'è avvenuto, cosa avverrà. Sì? Oppure l'inquinamento, guardate questi rami che spuntano così e poi l'albero. Che storia è questa? Che legame esiste tra eccetera, eccetera, eccetera. Cioè le immagini parlano a coppie, non da sole, all'interno di una storia. E quindi voi dovete ragionare così proprio, a coppie di immagini. Adesso passiamo invece alla parte tecnica, se qua tutto è a posto. Un'occhiatina alla chat, vedo che nessuno dice niente di strano. Ah, boh, va bene, sembra che abbia funzionato tutto, bene, molto bene. Allora era col microfono lì, purtroppo, peccato perché si sentiva bene. Adesso chiudo un attimo questo, così, ecco, e passiamo invece all'iPad, dove abbiamo, riprendiamo la stessa storia, però in questo caso ci occupiamo invece della tecnica con cui è stata fatta. Ok, va bene. Non ve lo faccio vedere a tutto schermo perché ho paura che magari questa cosa faccia saltare la connessione, siccome siamo andati bene fino ad adesso. Dunque, vediamo un po' come funziona. Quindi qui noi siamo all'interno di Adobe Spark Page. Non sto a farvi tutta l'altra fila di come si entra, eccetera, va arrangiato, conoscete le applicazioni. Vi chiede di inserire un titolo, quindi naturalmente qua inseriamo un testo, un titolo, un sottotitolo. Poi questa applicazione funziona attraverso questi pulsantini che presentano il tasto più. Quindi quando io uso questo pulsante più, qui posso scegliere di inserire un testo, un bottone, video, e guardate gli elementi, cioè il photo grid sarebbe lo slideshow, e poi il slideshow che è quello che presentava, vi ricordate, l'immagine dentro l'immagine, il testo o più testi e più immagini dentro un'immagine di sfondo. Invece foto mi dà la possibilità di inserire le immagini in diversi modi, per esempio anche ecco, questa è un'immagine inserita attraverso foto che prende tutto lo spazio necessario per essere mostrata, quindi attraverso questa prima opzione. Allora, per inserire le fotografie, Adobe Spark Page, riassumendo, presenta tre opzioni. Non vi fermate mai sulla prima, perché vedo che tutti fanno clic qui, voglio inserire una foto, tac, clic qui, no. Voi potete inserire foto attraverso l'elemento foto, attraverso l'elemento photo grid, cioè slideshow, e attraverso l'elemento slideshow. Mentre per quanto riguarda i testi, tema che non tratto neanche due secondi, perché è molto semplice, i testi, voi scrivete il vostro testo e poi dovete vedere che cosa c'è in alto. In alto c'è H1 è il titolo, H2 è un sottotitolo e questa è una citazione. E poi ci sono puntini, eccetera. Poi potete anche creare un collegamento, cioè potete fare così e poi scegliere il pulsantino del collegamento sopra e quindi poi inserire il link. Torniamo invece alle nostre immagini. Allora, come si cerca, per esempio, non so, una foto di questo genere? Partiamo dal fondo, cioè l'ho già inserita, la voglio cambiare, che cosa faccio? Faccio un tap qui e poi sceglierò l'opzione, c'è un tap sulla fotografia e sceglierò l'opzione Replace e poi Find e cercherò l'immagine, quindi in questo caso ho cercato
non mi ricordo, mi sembra sia woman, qualcosa del genere. Fate una ricerca in lingua inglese ed ecco che vi appaiono tutta una serie di immagini che hanno a che fare con ragazze che in un contesto marino. E quindi sceglierete quella che vi interessa. Dovete guardarle. Che immagini sono queste? Che fotografie sono? Sono fotografie libere da diritti che siete autorizzati a utilizzare e che automaticamente, guardate, arriviamo alla fine, automaticamente, ecco qui, compariranno poi i credits, cioè, i credits compaiono dopo che l'ho pubblicato, quindi voi andatelo a vedere su WeSchool, al fondo compariranno i credits. E torniamo all'inizio. Ecco, quindi abbiamo scelto di inserire questa foto attraverso l'opzione foto, cioè abbiamo fatto così, foto. Guardate che cosa, come opero adesso. Per esempio prendo questa immagine, ho scelto l'opzione foto, cioè questa, la prima che appariva, e l'opzione foto ha al suo interno altre opzioni, cioè mi chiede come la vuoi mostrare. La voglio mostrare inline, cioè nella sua dimensione, ma sempre all'interno di questi due binari che determinano, come dire, la carreggiata sulla quale tutte le fotografie in questo caso vengono disposte, oppure full screen, quindi sarà occuperà tutto lo spazio possibile e qui potrò inserire anche un testo, che è quello che avete visto prima come esempio, oppure Window è quell'effetto scomparsa che abbiamo fatto prima quando abbiamo voluto mostrare per esempio la sabbia, poi le gambe e poi la persona intera. Oppure facciamo un altro tap, full, quindi occupa tutto lo spazio nella sua lunghezza, quindi mentre prima occupava uno spazio molto ampio anche in altezza. Però in questo caso vedete è statica, cioè scorre insieme allo stesso. Allora, tutte queste cose vanno provate. Perché vanno provate? Perché non è solo una questione di composizione, ma in questo caso la composizione è finalizzata al racconto. Che cosa voglio dire io se sistemo un'immagine così, oppure se la colloco a questo punto? Vedete che il pescatore aveva un senso, perché il pescatore finale collocato così, ve lo ricordate dove era? Alla fine, ecco, il pescatore finale ha proprio utilizzato come, come forma di inserimento il fill screen, che proprio presente, ma non poteva essere differente, perché così sarebbe stato ridicolo, lo vedete? Di fronte alla forza comunicativa di questa fotografia, questa sarebbe stata ridicola. Così neanche, perché l'avremmo scoperta, ma qui non si trattava di scoprire, qui si trattava di concludere, dare una botta al nostro lettore, e quindi il screen è proprio quello che ti permette di... Taglia un po' l'immagine, certo, taglia un po' i gabbiani e così via, ma noi possiamo però regolare il focal point. Il focal point è questo, quindi possiamo, a seconda dell'immagine che abbiamo, possiamo sistemarla meglio dal punto di vista della visuale, perché questa modalità la taglia chiaramente, quindi potremmo anche fare così. E poi naturalmente la storia continua con questo, abbiamo detto, torniamo allo slideshow, eccolo, questo è uno slideshow. Lo slideshow è inserito attraverso questo sistema che si chiama PhotoGrid. Quindi faccio tap su PhotoGrid e guardate che cosa succede. Prendo delle immagini a caso, 1, 2, 3, 4,
e posso decidere di prendere una di queste immagini e ampliarla, quindi mostrarla in tutta la sua ampiezza. Il risultato sarà questo, che è esattamente quello che abbiamo trovato in quale caso? In questo, dove abbiamo le tre fotografie poste in alto e poi invece in tutta la sua portata la foto di questa ragazza. Vedete quanto è semplice? Non è, il poema non è un poema tecnico ovviamente, ma è come noi possiamo utilizzare questi strumenti per costruire delle buone storie. Vediamo questo. Questo è una sezione foto che ha presente il layout invece window, perché possiamo anche scrivere dentro. Invece il glide show è questo. Che è perfetto, il glide show è questo. Posso scegliere una, non so, due, tre immagini così, poi done, e Adobe Spark Page le presenterà in successione in questo modo, guardate, quindi in successione, e all'interno di questa successione qui potrò inserire delle altre testi oppure addirittura altre immagini, guardate, foto. Questo è il glide show. Quindi se io inserisco un'altra fotografia qui, poi aggiungo del testo, posso continuare il racconto. Quindi abbiamo, come dire, il racconto nel racconto, che è stato ottenuto esattamente in questo modo. Poi in realtà quelli che vi ho fatto vedere prima erano ottenuti in questo modo. Abbiamo sempre una finestra che ci consente di inserire sia immagini che testi o addirittura video e pulsanti. Adesso togliamo questo clash. Basta, non c'è altro da dire tranne che la pubblicazione. Quando pubblichiamo, naturalmente qui esplorate, no? Avete i temi, chiaramente potete scegliere i vostri temi di tutta la storia, però non solo di alcune parti, insomma comunque alla fine noi la pubblichiamo. Lo pubblichiamo col solito pulsante di condivisione. Poi qui avete i credits, ecco, vedete, tutti i riferimenti agli autori delle fotografie sono riportati qui e poi verranno inseriti al fondo della vostra storia. Se voi avete realizzato vostre foto, qui inserite un bel punto e poi scrivete foto numero, non so, 4 di Alberto Pian, eccetera, oppure di Mariolino e così via, eccetera, eccetera. Done. E questo è il pulsantino di cui vi parlavo all'inizio, cioè se volete che Adobe possa utilizzare il vostro capolavoro per mostrarlo fra i modelli di ispirazione, dovete attivare questo pulsante. Se voi non lo attivate, nessuno tra l'altro vedrà la vostra storia e quindi il link sarà un link privato. E dopodiché direte crea il link e basta, e lui aggiornerà la storia, la prima volta la crea e poi le volte successive la aggiorna. Quindi voi potete creare una storia in itinere, cambiarla, la create oggi, la cambiate per una settimana, lavorate con i vostri ragazzi, eccetera. Il link rimarrà sempre quello ed è quello che abbiamo in memoria, quello che vi ho inserito all'interno della QV School, e rimarrà sempre quello, non è che lui cambia, naturalmente, se no sarebbe demenziale, chiaramente cambia il link ogni volta. Chiaro, dovete scegliere la categoria e basta, poi stabilite l'autore o gli autori, qui voi potete anche cambiare, naturalmente la foto, eccetera, e basta. Questo, insomma, è quanto io desideravo raccontarvi oggi. E sono quasi le 10, siamo in perfetto orario. Direi che adesso io do un'occhiata alla chat sperando che non ci siano brutte sorprese. Che poi l'altra volta, chi di voi ha assistito al webinar dell'altra volta? Poi mi sono trovato il telefono tempestato di messaggi, eccetera, da tutte le parti, su tutti i canali possibili e immaginabili, da Twitter a Facebook a Instagram a WhatsApp, qualsiasi cosa. Quindi
E dunque, questa applicazione, sì, appunto, stavo leggendo qui, no, non c'è un motivo particolare, solo che voglio farvi vedere i due ambienti, perché naturalmente si può registrare, si può svolgere la stessa operazione anche aspettate che attivo intanto le risposte, quindi attivo la richiesta della vostra risposta, della richiesta dell'attestato. Perché da Spark Adobe voi potete usarlo anche da Windows e da Mac, perché è online attraverso un browser, quindi lo cercate, entrate, create il vostro login, eccetera, e poi naturalmente più create una pagina, oppure intanto vedete i progetti, oppure in questo caso se lavoriamo sul progetto, vedete che ce l'abbiamo anche qui, quindi l'abbiamo aperto contemporaneamente qui sulla sinistra sull'iPad e qui all'interno del nostro computer. Io trovo molto comodo lavorare sull'iPad direttamente, non lavoro quasi mai sul computer con queste applicazioni, perché sono straordinarie, siedi sul divano, sei in viaggio, sei in giro, crei un sacco di cose, e è veramente bello, notevole, così come anche le applicazioni degli altri due giornate, domani e dopodomani, noi le useremo, a parte che nella maggior parte sono applicazioni per dispositivi mobili, ma poi vedrete che è proprio un piacere utilizzarle in questo modo. E poi si presentano, cambia leggermente la disposizione degli elementi nell'interfaccia, ma alla fine si tratta esattamente della stessa cosa. Bene, io direi che siamo giunti alla fine. No, non serve avere una versione Pro. Allora vi spiego questo sull'applicazione Adobe. Ci sono le applicazioni Adobe, sono queste. Ops. Ah, già, perché l'avevo staccato, sì, va bene. Aggiornamento, c'è un aggiornamento da fare. Comunque, le applicazioni Adobe sono, ve lo faccio vedere qua, sono queste. No, sono le applicazioni desktop e queste applicazioni sono a pagamento, Illustrator, InDesign, Premiere, ce n'è un sacco, saranno almeno una decina. Ma queste applicazioni a pagamento per computer si possono usare in due casi. In un caso personale, perché siete interessati a elaborare immagini fotografiche, siete interessati a creare film di tipo professionali, eccetera. Motivo invece può essere quello che si possono acquistare delle licenze a scuola, alcune per esempio, per consentire agli studenti di lavorare in modo professionale con un pacchetto di applicazioni straordinario, in questo caso tramite il computer. Oppure ci sono le applicazioni per dispositivi mobili, che sono appunto queste. Se voi digitate qua, per esempio, digitate Adobe e poi lo fate seguire da iTunes, vedrete che, ecco, avete le app di Adobe, per esempio, sull'Apple Store di iTunes. La stessa cosa su Google Play, per esempio, per Android. Per Android ce ne sono meno, però ci sono, quelle stanno portando. Quindi vedete le app per iPad, guardate quante sono. E queste app sono tutte gratuite, quelle per i dispositivi mobili. Quindi penso di aver risposto alla tua domanda. Poi, perché lo sfondo nero? Quale sfondo nero? Non lo so, cosa sarebbe. Dove lo sfondo nero? Qualche sfondo nero? Non lo so. Mi coglie impreparato, non so di che sfondo stiamo parlando. E basta, direi che se siete soddisfatti io chiuderei il webinar qua. Poi ci vedremo magari domani sera, potete diffondere le notizie di questi webinar, credo che siano interessanti, penso di passare, come in questo caso, dei contenuti che magari sono meno tecnici, perché queste applicazioni non richiedono delle competenze particolari da un punto di vista tecnico. E quindi secondo me è interessante soffermarsi su
invece proprio i contenuti. Eccomi qua, adesso mi dovreste vedere, penso. Ecco, così mi vedete per i soliti. E, bene, basta, ci vediamo domani sera se volete, venerdì. Poi io sabato parto per le mie ferie e sparisco la circolazione per un po' di tempo, ma la nuova stagione poi continuerà ad agosto, un paio di webinar dove forse li faremo. Ho in mente qualcosa di... Poi a settembre ci saranno per la decima stagione delle sorprese interessantissime, con delle applicazioni di montaggio video a livello professionale, adatte a tutti e per di più gratuite, che sto valutando veramente di raccontarvi. Però voglio vedere le vostre storie, cioè quella storia di prima, continuatela, proponete delle continuazioni. Alla fine che fa sta ragazza? Perché era lì? Che è successo nel suo passato? Non avete detto niente su questo. Secondo me avete poche idee confuse, quindi cercate di moltiplicarle e schiarirle, se no non andremo d'accordo. Ciao a tutti, arrivederci e... Per chi vuole, compilate il chi vuole, no? Il modulo di richiesta, può darsi che vi spedisca tutti insieme venerdì, quindi prima di partire, per non stare a fare il lavoro che vi sentite fare. Non lo so, vediamo. Ciao.